Agrigento, conferenza nei locali della Curia Arcivescovile, presentato il Giovani in Festa 2017. La manifestazione si svolgerà a Ravanusa il 1° maggio. Le interviste di Irene Milisenda. Ravanusa si prepara ad accogliere tanti giovani, il 1° maggio torna il Giovani in Festa, quest'anno uno slogan particolare. Chi non rischia non vince. Il Papa nelle sue omelie, nelle sue riflessioni, dà sempre messaggi forti e noi, anziché inventarci uno slogan, abbiamo preso proprio le parole del Papa, che l'anno scorso ai giovani a Cracovia dice: dovete, nella vita dovete rischiare perché dovete andare avanti, e la vita stessa vi riporterà a dover fare delle scelte nelle quali non vedrete sempre chiaro, però dovrete rischiare per poter crescere. Una giornata ricca di eventi nel 1° maggio, appunto, i Giovani in Festa, il tema cardine appunto quello della misericordia. Sì, sicuramente, e questo sarà manifestato prima di tutto dall'accoglienza della comunità. La comunità si sta preparando in tutti i modi per poter far sentire e far stare bene i ragazzi che arriveranno a Ravanusa. Dopodiché i laboratori, sia i laboratori che vivremo la mattina che lo spettacolo pomeridiano, ci aiuteranno in due maniere diverse, in due modi diversi, a riflettere sul tema che abbiamo scelto. Diciamo che tutto è pronto grazie al lavoro e all'impegno che c'è stato in sinergia tra le comunità religiose e le associazioni presenti nel territorio, ma non bisogna dimenticare anche il lavoro fatto di coordinamento e sinergia con le forze dell'ordine, il comando dei vigili urbani e anche la protezione civile. La Ravanusa è pronta per accogliere i giovani, tanti giovani che arriveranno dalla provincia di Agrigento. A tal proposito mi sento anche di ringraziare il Cardinale Montenegro per aver scelto la nostra cittadina. Questo per noi è motivo di orgoglio e sono sicuro che sarà un momento importante, soprattutto di religiosa preghiera e di aggregazione per i tanti giovani che verranno nel nostro paese.